il processo d'appello per la strage di Viareggio, iniziata a Firenze il secondo grado di giudizio del procedimento per la strage alla stazione ferroviaria del giugno 2009. Penalisti in sciopero contro il governo, l'Unione delle Camere Penali ha proclamato l'astensione dalle udienze dal 20 al 23 novembre per protesta all'accordo di governo sul processo penale che prevede anche la riforma della prescrizione. I big della briscola in Alta Garfagnana, 32 le coppie che si sono sfidate a Grammolazzo per il titolo italiano di uno dei giochi di carte più amato e praticato di sempre. La finalissima del Barzellettiere venerdì 30 novembre al Teatro di Ponte a Moriano, l'atto finale dell'edizione 2018 di Mi fai sganasciare, il Barzellettiere organizzato da Anfas e Noi TV. Lo sport, il derby versiliese e il Givi cerca la testa, turno infrasettimaniale con la sfida tutta versiliese tra bianconeri e nerazzurri in Serie D. Sono due squadre in difficoltà, mentre il Givi Borgo di Pagliuca ospita l'Aglianese per puntare alla prima posizione. Una sconfitta amara, ora ci si gioca tutto con il Casale, il Tennis Club Lucca in camera al primo stop, perdendo in casa 1-3 contro la forte squadra Ligure. L'accesso alle semifinali Scudetto si deciderà domenica ancora a Vico Pelago, quando rientrerà la Paolini. Bentrovati, nuova edizione del TG Noi. In primo piano il processo per la strage di Viareggio del 2009 è iniziato a Firenze, l'appello. Novembre 2018, 5 anni dopo la prima udienza del processo di primo grado al Tribunale di Lucca, si è aperto a Firenze il processo di appello per la strage di Viareggio. A quasi 2 anni di distanza dalla sentenza, che ha inflitto 23 condanne e 10 assoluzioni, sono tornati alla sbarra 22 imputati, depennato Salvatore Andronico, vittima poche settimane fa di una tragica lite di vicinato, e 5 società, Gattix Rail Austria e Germania, Jugendal Wagon, Trenitalia e RFI. Un centinaio di viareggini arrivati in pullman hanno preso parte all'udienza e al sit-in fuori dai cancelli del Palazzo di Giustizia. Noi ci aspettiamo molto da questo processo, ci aspettiamo molto perché nonostante tutto crediamo ancora nella giustizia, quella vera. Noi saremo sempre qui, ogni udienza che verrà come sempre abbiamo fatto, deve esserci la conferma delle condanne, ma anzi noi, specialmente, insomma, in particolare anche io con il mio avvocato, ho fatto appello per la condanna anche di Moretti come amministratore delegato della holding e ci credo. Con l'apertura del processo di appello sono andati in prescrizione, come è noto, i reati di lesioni personali gravi e gravissime e di incendio colposo. Una ferita aperta per i familiari delle vittime, che non potrà ricucire neppure la riforma della prescrizione annunciata dal governo dopo anni di battaglie dei viareggini. La verità nel nostro caso non sarà totale, perché se un primo grado ha confermato le condanne per tutti i capi di imputazione, già l'incendio colposo sarà prescritto. Quindi ancora una volta in questo paese si nasconde la verità. Questa riforma della prescrizione andrà in porto? Noi ce la auguriamo, perché soprattutto per i reati ambientali e gli incidenti colposi non si può prescrivere, perché come ho detto prima, se in questi casi non si accerta la verità, qualsiasi sia la durata del processo, questo paese non può ripartire. In aula i difensori degli imputati hanno contestato la legittimità dell'assegnazione del processo di primo grado al collegio terzo, indicato nel luglio 2013 dal GIP di Lucca, a loro dire in maniera arbitraria. In sostanza sono stati giudici troppo legati alla città di Viareggio ed emotivamente coinvolti. Si torna in aula il 19 dicembre. Se venisse accolta la questione di nullità, salterebbe tutto il processo di primo grado e si tornerebbe indietro di 5 anni. Uno scenario remoto, secondo Tiziano Nicoletti, avvocato dei familiari, perché questa contestazione non regge tecnicamente. Sempre il 19 dicembre saranno calendarizzate le prossime udienze. La presidente del collegio, Masi, ha lasciato intuire tempi rapidi. La sentenza è prevista entro l'estate 2019. A Palazzo di Giustizia a Firenze presenti anche le istituzioni. Bisogna sempre sostenere questa causa. Da cittadino mi sono sentito di venire qui a Firenze a sostenere i familiari delle vittime. Era un dovere venirci, perché
sappiamo che siamo in processo d'appello, la città è sempre presente, in tutte le udienze, in tutti i processi è sempre stata presente. Neppure stavolta la città di Viareggio ha fatto mancare la propria vicinanza ai familiari delle 32 vittime di via Ponchielli, presenti a Firenze anche i delegati del comune di Viareggio, della provincia di Lucca e della regione Toscana. Quest'ultime due istituzioni hanno confermato la costituzione a parte civile nel processo. La provincia ovviamente si è costituita anche in questo processo come parte civile, noi siamo vicini alla città di Viareggio, alle famiglie e ovviamente siamo insieme a loro per chiedere verità e giustizia. Per il consigliere regionale Stefano Baccelli è inaccettabile la richiesta di annullamento della sentenza di primo grado avanzata dagli imputati per invalidità del collegio giudicante, ma intanto sul fronte della sicurezza ferroviaria la regione ha accolto l'introduzione dei detettori di svio, strumenti utili a prevenire disastri come quello di Viareggio o incidenti anche senza vittime come quello di poche settimane fa a Rapallo. Sono davvero molto soddisfatto dalla risposta dell'assessore Ceccarelli, perché noi abbiamo un contratto importante con Trenitalia su cui investiamo per nuovi mezzi in particolare, e il fatto che sia stata accolta questa mozione per inserire in Toscana in tutti i convogli i detettori antisvio, e sarebbe la prima regione in Italia, ricordo che l'Europa non ha consentito l'obbligo ma solo la facoltà, e sarebbe, diciamo, un obiettivo che non raggiungerei certo io, ma è una delle proposte che proprio dai familiari delle vittime nel corso di questi anni è venuta con forza. Rimaniamo in ambito giudiziario, a proposito ancora di prescrizione, i penalisti saranno in sciopero dal 20 al 23 novembre. La Giunta dell'Unione delle Camere Penali ha proclamato l'astensione dalle udienze degli avvocati penalisti dal 20 al 23 novembre per esprimere forte contrarietà all'accordo di governo sul processo penale, accordo che prevede la riforma della prescrizione e che viene giudicato come una controriforma autoritaria della giustizia penale. La decisione degli avvocati è stata esposta nel corso di una conferenza stampa al Tribunale di Lucca. Con un emendamento al disegno di legge sul contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, il governo ha infatti proposto una radicale riforma della prescrizione, che prevede sostanzialmente l'abolizione della stessa dopo la sentenza di primo grado. Noi non siamo associazioni di categoria che hanno come mira il rispetto e la tutela della categoria. Noi abbiamo come obiettivo, e abbiamo sempre avuto come obiettivo come Unione delle Camere Penali Italiane, la tutela dei diritti dei cittadini, la tutela dei diritti civili. Con la soppressione di questo elemento, il tempo dell'accertamento diviene infinito e trasforma il processo stesso in pena. Non è vero che la prescrizione è la causa dell'impunità. Le cause sono altre, è l'inefficienza della giustizia, è la mancanza di mezzi, che non si possono risolvere prendendo in giro le persone dicendogli che la colpa è degli avvocati azzeccagarbugli, che la colpa è della prescrizione. Questa è la realtà. I penalisti condannano il progetto preannunciato dal ministro Bonafede, il quale non distingue tra sentenza di condanna o di assoluzione, così determinando incertezza anche nella condizione di chi sia stato assolto in primo grado. Processo e democrazia, dicono gli avvocati, sono nati insieme. Smantellare l'uno significa demolire l'altra. Avviare un tavolo istituzionale con la regione e gli enti locali. Sostenere le diverse soluzioni tecnologiche che consentano di mantenere tenuta occupazionale e rispetto dell'ambiente. Così il no al gassificatore della KME dopo il documento approvato dal Partito Democratico di Barga e dall'amministrazione comunale sbarca anche in Parlamento con un'interrogazione urgente che il capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, ha rivolto ai ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente. Cambiamo decisamente argomento, si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre 2019 la prossima edizione di Lucca Comics and Games, che con quella conclusa la settimana scorsa si è confermato il maggior show cross-mediale dell'Occidente, circa 251.000 le presenze al ticketing e sono già previste anche le date oltre che per il 2019 anche per il 2020, 2021 e 2022, avranno sempre il ponte con il 1 novembre.
A Palazzo Orsetti è stata presentata la seconda edizione di un poster per la salute, un'iniziativa dedicata ai giovani delle scuole. Prende il via per il secondo anno consecutivo il concorso Un poster per la salute, ideato dall'Associazione Amici del Cuore di Lucca, presieduta da Raffaele Faillace, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico e il Comune di Lucca. L'iniziativa nasce per diffondere tra i giovani l'attenzione alla prevenzione. E quest'anno punta sulle patologie della pelle. I ragazzi praticamente avranno la possibilità in gruppo singoli di partecipare a questa sorta di concorso in cui dovranno esprimere a loro modo quello che possono essere i nemici legati alla pelle, quindi parliamo di tatuaggi, parliamo di piercing e quant'altro. Il concorso per l'anno 2019 prevede due categorie, la prima quella degli alunni delle secondarie di primo grado, la seconda gli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado. Gli alunni dovranno esprimere con un disegno o una qualsiasi arte figurativa le cause che possono danneggiare la pelle. L'associazione, oltre a fare prevenzione, logicamente si è impegnata nella riabilitazione, nella cura, nelle diagnosi e nel suo centro in via dei Pubblici Macelli al 101 ha un poliambulatorio specialistico con 25 specializzazioni di varie possibilità diagnostiche e quindi è a disposizione della popolazione. Come dico sempre, questo poliambulatorio non è di un proprietario ma è della città, quindi è la città che è proprietaria di questa struttura che ha più di 40 specialisti e un'attrezzatura idonea per poter portare in fondo un iter diagnostico e terapeutico. Giovedì 15 novembre ad Arte a Capannori alle 17.30 si presenta il libro di Olivo Ghilarducci Le braccia al collo, amore e politica nel 68. Nell'ambito della rassegna una spina nel fianco. Olivo Ghilarducci, ex sindaco di Capannori, è un demografo, autore di numerose pubblicazioni di carattere statistico ed economico, oltre che attivista politico. Il complesso di San Francesco ospiterà il concerto di Natale dedicato ai soci dell'Automobile Club. Ospiti ci saranno i solisti veneti. Un'orchestra affermata a livello internazionale, un repertorio amato da tutti, un concerto che già nelle premesse lascia immaginare successi. L'Automobile Club di Lucca porta l'ensemble Vivaldi dei solisti veneti nella chiesa di San Francesco, grazie alla collaborazione con l'Associazione Musicale Lucchese e il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Un evento che dopo il successo dello scorso anno al Giglio con il racconto musicale tratto dalla Fanciulla del West troverà piena affermazione venerdì 21 dicembre in San Francesco con l'esibizione del gruppo cameristico della famosa orchestra fondata a Padova nel 59 da Claudio Scimone che ne è stato direttore per tutta la vita. Dopo la riuscita collaborazione con il Teatro del Giglio, spiega il direttore di ACI Lucca, Luca San Giorgio, abbiamo deciso di replicare il connubio con un'altra istituzione della città, l'Associazione Musicale Lucchese, che da sempre propone qualità e innovazione. Per il secondo anno consecutivo offriamo quindi un concerto natalizio ai soci. Per le prenotazioni c'è tempo fino al 10 dicembre. L'estate e la splendida fioritura avevano fatto sperare in una grandissima annata, poi il prolungarsi della siccità ha messo in crisi i frutti, stiamo parlando di raccolta delle castagne. Durante la scorsa estate, in più occasioni, vi abbiamo parlato della straordinaria fruttificazione che stava maturando nel castagno. Si ipotizzava addirittura di una possibile annata record. Poi il prolungarsi dell'estate e la siccità hanno messo a dura prova l'ultima fase della maturazione dei frutti. Essendo quasi alla metà di novembre, possiamo affermare che è quasi completata la fase di raccolta delle castagne dedicata all'essiccazione dentro i metati, per cui è anche il momento di fare il punto della situazione nella nostra provincia. Allora, gli avversari peggiori sono stati prima di tutto la siccità tardiva, cioè non tanto estiva che non c'è stata, cioè d'estate ha piovuto abbastanza, ma la siccità di settembre soprattutto e anche di ottobre, ma settembre è stato decisivo perché dovevano ancora finire di maturare, di svilupparsi e si sono rallentate moltissimo. Poi naturalmente ci sono le solite avversità da marciumi, da gnomoniopsis, e ci sono le avversità da insetti, le cidie,
il famoso beco, insomma, che si vede nelle castagne, che ovviamente soprattutto gli insetti, aumentando la lunghezza della stagione calda, gli insetti lo sapete che più è caldo e più si sviluppano e quindi probabilmente hanno possibilità di fare un'infestazione maggiore, andrebbero poi studiati dagli entomologi. Ci sono tra l'altro aziende, anche persone singole, tra l'altro anche in Garfagnana, che mettono anche le trappole a feromoni, che cercano di industriarsi quindi per ridurre il problema. Qui si trovano anche le castagne buone, poi si trovano ovviamente scegliendole, insomma, facendo un lavoro del genere, però in effetti l'attacco c'è quest'anno. Nonostante queste avversità, però, vogliamo ribadire che avremo comunque una discreta farina di castagne nella Valle del Serchio e sono tanti i metati accesi che in questo periodo stanno cullando quello che era detto il pane dei poveri. Vi ricordiamo che la procedura tradizionale per ottenere un'ottima farina di neccio prevede che le castagne rimangano ad essiccare al calore e al fumo prodotto dalla legna di castagno sopra i cannicci dei metati, e tutto questo per oltre 40 giorni. Rimaniamo in Garfagnana, andiamo ancora più su a Gramolazzo, le finali del campionato italiano niente meno che di briscola. Nemo, profeta in patria, l'antico adagio purtroppo è stato fedele a se stesso anche in occasione dei campionati italiani di briscola svoltisi domenica scorsa a Gramolazzo. Il mini hotel è stata la location ideale di una gara organizzata in modo impeccabile dalla società Alta Lunigiana. 32 le coppie in gara, di cui 11 provenienti da Lunigiana e dalla zona del comune di Minucciano, che si erano qualificate dopo 4 prove di selezione. Al di là del risultato, la soddisfazione e l'orgoglio di aver ospitato un evento del genere. Per superare il turno era necessario vincere la partita. Se nella tradizione vince chi arriva prima a 4 punti, nel campionato si doveva raggiungere il 5° punto. Poi alcune piccole differenze che possono interessare gli appassionati: la distribuzione delle carte, che deve essere rigorosamente fatta con una carta alla volta a girare. Poi, fin dalla prima mano, i concorrenti possono parlare liberamente. Arrivati all'ultima non possono scambiarsi le carte e nemmeno controllare le carte del proprio mazzo. In gara per il 62° titolo nazionale, giocatori arrivati da Nord Italia, perché abbiamo gente di Milano, Busto Arsizio, Varese, Brescia, Bergamo, e poi noi toscani che abbiamo anche degli associati dell'Emilia Romagna, solo che non ce l'hanno fatta ad accedere alla finale. Comunque soprattutto Nord Italia, ecco, al sud non esiste, si vede la cultura del campionato. Come dicevamo, non è andata bene ai giocatori locali, che pure ci tenevano un mondo a ben figurare. Da notare il 4° posto di Boggi tra Giai, gli altri tutti eliminati nei turni preliminari. Per la cronaca, i nuovi campioni italiani di briscola sono Tremolada Grassini del gruppo Bustese e da Busto Arsizio Varese. Un plauso sul piano organizzativo va anche ad Alberto Casotti, giocatore di livello, che ha voluto portare l'evento a casa. Purtroppo le carte per lui non hanno girato nel modo giusto. Tanti premi consegnati ai partecipanti, dai prodotti tipici locali fino alla bellissima statua in stele di Minucciano, scolpita naturalmente nel bellissimo marmo di questo angolo magnifico dell'Alta Garfagnana. Il 30 novembre la finalissima del Barzellettiere. Per il terzo anno consecutivo sarà il Teatro Nieri di Ponte Amoriano a Lucca ad ospitare la finalissima del Barzellettiere, organizzato da Anfas e Noi TV, che vedrà salire sul palco i concorrenti selezionati nelle semifinali di questa estate. La quinta finale di Mi fai sganasciar, il Barzellettiere di Lucca, andrà in scena venerdì 30 novembre con Barzellettieri in arrivo da mezza Toscana. Dopo gli affollatissimi appuntamenti di San Pietro a Vico e di Porcari, ecco dunque l'occasione per passare insieme un'altra serata all'insegna dell'allegria e della solidarietà assieme ai ragazzi di Anfas. Per chi invece non riuscirà ad essere presente a Ponte Amoriano, ci saranno comunque le telecamere di Noi TV con la finalissima, che sarà poi trasmessa nei giorni successivi. La tua esperienza Anfas, cosa fai? È tutto per la prima parte del nostro TG, breve break, poi lo sport.